termine a reti bianche l'anticipo del Tamburini tra Montegiorgio e Vasto Girardi in una partita corretta affrontata con grande prudenza dalle due squadre che hanno lottato mostrando però poca lucidità negli ultimi 20 metri. Il tecnico di casa Baldassarri, dopo l'addio di Misin, schiera una formazione giovanissima affidando le chiavi del centrocampo a De Angelis con Tenkorang punta centrale al posto dell'acciaccato per Pepai. Il Vasto Girardi, in formazione rimaneggiata per le assenze di Fiori, Lorusso, Gargiulo e Grandis, schiera in avanti il nuovo arrivo Coris con Macni e Calemme ai suoi fianchi, direzione di gara affidata a Nencioli di Prato. Nonostante il terreno di gioco in condizioni non ottimali, il Vasto Girardi dimostra subito di non voler rinunciare alla propria filosofia di squadra organizzata e manovriera. Il Montegiorgio tiene alta la guardia e riesce a pungere per primo al terzo. Cardoni, liberato sulla destra al passaggio di Monza, calcia centralmente senza impensierire Petriccione. Concentrati e attenti, i padroni di casa chiudono bene gli spazi e tornano a rendersi pericolosi al tredicesimo. Zancocchi approfitta del blocco di Albanesi per presentarsi davanti a Petriccione, conclusione forte ma centrale che il portiere molisano alza in corner. La grande applicazione tattica delle formazioni non consente di creare palle gol limpide e per tornare ad annotare un'occasione bisogna superare la mezz'ora con il Vasto Girardi che al 31esimo con Iacullo raccoglie ai 20 metri una corta respinta della difesa rossoblu e al volo col sinistro manca di poco il bersaglio. L'ultimo brivido della prima frazione arriva allo scoccare del 45esimo. Improvvisa botta da fuori di Ruggeri, su cui Forconesi riesce a respingere sul pallone in aria. Si avvienta Coris, che però spreca calciando alto. In apertura di secondo tempo il Montegiorgio prova ad alzare subito il baricentro provando a limitare l'impostazione dal basso del Vasto Girardi che però riesce ad approfittare degli spazi per affacciarsi in avanti facendosi vivo al quarto sponda di Coris per Iacullo che alza troppo la mira. Al 23esimo su angolo di Albanesi da sinistra, Baraboglia sul primo palo anticipa tutti ma la sua deviazione non trova la porta. Prova a sfruttare il buon momento il Montegiorgio che al 24esimo reclama un rigore per un fallo su Cardoni che però Nencioli giudica fuori area. Poi due minuti più tardi spreca una possibile palla gol con un controllo impreciso di Monza in area che vanifica l'ottima iniziativa sulla destra di Cardoni. Il Vasto Girardi tiene botta e trova il modo di limitare i rischi, tornando a rendersi pericoloso al 33esimo, quando Calemme sulla sinistra aggancia bene un lungo rilancio dalle retrovie, evita Marini e libera il destro ai 20 metri, Forconesi non si distrae e respinge. Dall'altra parte Pampano a provarci al 38esimo con un gran destro alla distanza, impegnando Petriccione che si deve allungare a deviare in angolo. L'ultima occasione del match capita al 39esimo sui piedi di Gallo che arriva puntuale sull'invito alla sinistra di Panaro ma da buona posizione poi calcia al lato. I minuti restanti scorrono senza regalare altri sussulti con le due squadre che al triplice fischio finale si dividono la posta. Mister Coletti, molte assenze nella sua squadra, è venuto fuori uno 0-0 qui al Tamburini. Sicuramente tante assenze ma penso che i ragazzi abbiano fornito una prestazione eccellente. Anzi, forse una delle migliori, devo dire la verità, perché comunque su un campo ai limiti del praticabile abbiamo comunque fatto una partita eccezionale, sotto il piano delle idee, per come l'avevamo preparata. E peccato perché come al solito quelle occasioni nitide che creiamo non riusciamo a concretizzarle, però ottimo lavoro, sono felicissimo di quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Rispetto al campo in cui giocate di solito, il Tamburini è molto più grande, vi ha messo piuttosto in qualche difficoltà? Ma no, la grandezza, diciamo che la grandezza è un punto a nostro favore per come giochiamo e dovrebbe essere un problema per l'avversario. Il problema è che comunque era un po' rovinato il campo e dopo 10 minuti, avendo piovuto in questi giorni, il campo è diventato impraticabile. Quindi sicuramente a livello di fraseggio e di idee di gioco, visto che noi comunque abbiamo delle idee molto palla a terra, ci è successo magari di qualche disattenzione, però sono cose che possono capitare, quindi fa parte della partita.